Amici Tech Android, finalmente è arrivato. Di cosa stiamo parlando? Ma di Android 5.0 per LG G3. E l'aggiornamento sta arrivando in queste ore tramite OTA, ma chi non vuole attendere può installarlo direttamente tramite un personal computer e un cavetto USB, logicamente scaricando i file per l'update presenti in fondo a questo video sul nostro sito www.tecnoandroid.com. Allora, la prima procedura da fare è effettuare un bel backup di tutti i dati contenuti all'interno del device. Infatti, rischiamo di perderli durante la procedura di aggiornamento. Una volta effettuata il backup, spegniamo il G3 e avviamolo in download mode. Come si effettua l'avvio? Premendo il tasto volume su e collegandolo al computer tramite il cavetto USB, proprio in questo modo. Tasto volume su, teniamolo spinto e colleghiamo il cavetto. Ok. Ci siamo, il G3 è in download mode. Ora passiamo alla procedura sul nostro computer. Ok, un attimo di pazienza. Ok, andiamo ad aprire il tool LG Flash Tool 2014. Ricordiamoci anche di aver installato precedentemente i driver tramite LG United Mobile Drive. Ok, una volta aperto il tool vengono mostrate alcune informazioni che potete vedere sullo schermo. Eccole qui. Lasciamo nella voce Select Type la voce CDMA in Phone Mode DIAG e in Reset Time 33 e 000. Ok, andiamo a selezionare il file dell'aggiornamento, file dell'aggiornamento che è D855220A. Ok, e selezioniamo il relativo tasto qui in basso. Normal flash significa che non cancellerà nessun dato presente sul vostro G3, mentre CSE flash cancellerà tutti i dati presenti sul vostro device. Noi consigliamo di effettuare il CSE flash visto che l'aggiornamento porta diverse migliorie al vostro G3. Ok, una volta comparsa questa finestra, possiamo premere il tasto Read Phone Information. Ok, teniamo qualche secondo. Poi, al termine della lettura delle informazioni, possiamo tranquillamente premere il tasto Start per avviare la procedura di aggiornamento. Al termine della procedura di aggiornamento, il vostro device si riavvierà varie volte e all'interno troverete finalmente Android 5.0 Lollipop. Per oggi è tutto, continuateci a seguire sul nostro sito www.tecnoandroid.it ed iscrivetevi al nostro canale.